con alle spalle una tangenziale molto trafficata. Vediamo di fare il punto velocemente sul sorteggio. Direi che la Juventus teoricamente è andata bene, però sapete benissimo, Olimpione va bene, una delle avversarie magari desiderate dai tifosi, perché no, magari dalla stessa società, eccetera, però bisogna essere i primi a ricordare che gli ottavi di Champions fanno sempre storia a sé, che se ne riparla tra due mesi, quando tante cose possono naturalmente cambiare a livello tecnico, a livello tattico, a livello di disponibilità dei giocatori. E comunque, se una squadra è arrivata agli ottavi di finale di Champions, qualche merito ce l'avrà pure, anche se è arrivata da seconda nel proprio girone. Quindi, sorteggio apparentemente facile, o comunque, anzi, eliminiamo questa parola, apparentemente abbordabile per quanto riguarda la Juventus, ma poi c'è sempre il campo, perché il campo è il luogo delle sentenze definitive, voi lo sapete, e quelle degli ottavi sono già sentenze definitive, perché sei o dentro o fuori, è sempre il campo a stabilire quale è il giusto andamento di una gara, il giusto andamento di una stagione. Mi sposto perché mi sto facendo ombra da solo. Direi che è andata piuttosto bene anche per l'Atalanta, insomma, con Valencia. Secondo me la formazione di Gasperini se la gioca alla grande. C'è questa finale anticipata tra Manchester City e Real Madrid, una sorta di finale anticipata. È andata piuttosto male al Napoli contro il Barcellona, però c'è sempre questo però da infilare. Passeranno altri due mesi, in due mesi può cambiare veramente tutto. Io direi che la possiamo chiudere qui con questa buona impressione arrivata dal sorteggio per quanto riguarda la Juve, che ha già due precedenti con l'Olimpico Lione, se non vado errato. Nel vecchio stadio segnò Bonucci 1-0, la Juve passò il turno, lo passò anche con un gran gol di Cuadrado giocando in 10 per l'espulsione di Lemina, lo ricordo molto bene, la Juve di Allegri, gol di Cuadrado straordinario, uno dei gol più belli della sua carriera, ebbe ragione nel doppio confronto del Lione con Buffon che fece delle parate strepitose. Insomma, le buone premesse ci sono, ma poi bisogna naturalmente affidarsi al campo, e adesso io credo che non ci sia più il dovere di pensare a questa partita che si giocherà tra due mesi circa, ma per tutte le formazioni naturalmente tuffarsi sui propri obiettivi immediati per la Juventus e la settimana che porterà alla Supercoppa italiana. Vi aspetto questa sera per l'approfondimento sui Udinese, magari qualche cenno ancora al sorteggio lo faremo. Al prossimo video.